Il discorso che abbiamo fatto sul pomodoro 2013 vale per il biologico e per il convenzionale o c'è differenza? Il biologico, diciamo, non risente di quelli che sono gli sbalzi e gli umori a livello internazionale. Quindi diciamo che il biologico, bene o male, anche se quest'anno ha avuto dei problemi, però tiene. Il biologico complessivamente tiene, perché quando si va a formulare il prezzo del biologico si tengono conto, cioè c'è un incremento di prezzo che sono dovuti ai maggiori costi, diciamo, di produttivi, e dall'altra parte si tiene conto anche di quelle che sono le ipotetiche disgrazie che possono capitare nell'arco dell'annata. Ma quindi il prezzo del biologico era diverso da quello del convenzionale? È sempre stato differenziato mediamente a quasi 30 euro di differenza, dei 25-30 euro di integrazione, parliamo di tonnellate, e vedo che gli agricoltori sono calati probabilmente di numero, però quelli che continuano a fare biologico hanno aumentato le superfici e si sono perfezionati, e vedo che c'è una buona volontà di continuare su questa strada.